Thank you for watching. Mai notizie, ben ritrovati. E ho dovuto prendere un po' di appunti perché oggi è un editoriale sostanzioso, diverse le segnalazioni, diverse le immagini, diversi i servizi che vi proporremo e quindi cercherò di essere il più breve possibile. Infatti abbiamo avuto la possibilità di intervistare un cittadino di Acquaviva delle Fonti che si lamenta perché non ha ancora ricevuto il contributo dei canoni di locazione. Che cosa sono questi canoni di locazione? Ecco, sono dei contributi che ogni comune tramite risorse regionali e magari gli aggiunge anche delle sue, da a quei cittadini che hanno i requisiti necessari rispetto al bando della regione Puglia che poi viene fatto proprio dal comune di Acquelli delle Fonti che con un suo bando va a, dei, dei, dei diversi comuni naturalmente, noi parliamo in questo caso di un cittadino di Acquelli delle Fonti, il comune va a selezionare quei cittadini che ne hanno diritto. Ecco, prima con una delibera, la numero 117 del 4 agosto del 2016, la 117 e poi con la 123 del 29 agosto, dopo 25 giorni, va ad apportare una modifica al bando che aveva precedentemente già approvato in giunta. I soggetti fruitori dei contributi assegnati dalla Regione Puglia con provvedimento numero 1120 del 19 luglio 2016. Ma queste somme la Regione Puglia le ha già date ai comuni. La Regione Puglia aveva prima detto che entro il 20 settembre i comuni dovranno consegnare la documentazione. Poi ha prorogato questo termine al 30 settembre ma la dirigente della sezione politiche abitative dice che provvederà alla liquidazione al pagamento dei contributi ai comuni nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento della regione e di quelle eventualmente attribuite per premialità e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione trasmessa ma quale la frase che ci piace del bando della Regione Puglia è la seguente. Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazioni analitiche a questo servizio nei 60 giorni successivi. Quindi, e la Regione dice, immediatamente dopo ai comuni, non appena avete quindi ricevuto le risorse, datevi da fare, perché stiamo parlando di contributi a chi soffre, a chi ha necessità di questi soldi e ne ha soprattutto diritto. Ma ascoltiamo l'intervista: deve dare i tre mesi, quattro mesi, quelli contributi che ci aspettano per tutti, sono 400 famiglie per le locazioni, eh, per okay. i fitti. locazione, locazione. Mm. Questo era stato fatto da novembre, che ci chiesero tutti i IBAM, cose. avete la documentazione, no, avete presentato. No, i, i codici delle banche. Voi i avete corrente. presentato una documentazione la documentazione per accedere. Acced no, era già stato approvato. Volevano soltanto. E eravate in graduatoria. Graduatori. volevano solo il codice di IBAM e il conto corrente per fare il versamento a noi. A noi. Mm -mm. Quando vi hanno chiesto questo? A novembre, prima di Natale. Prima di Natale e sono... da che mese partono questi contributi? Partivano di, da 2014, mm. il vecchio contributo. Ma quello attuale? Quella, no, questo attuale è ancora in uscita la domanda, mm. che sarebbe 1.700 famiglie, 1.400, 1.500, secondo, 7, del secondo del la, la, il nucleo e secondo l'affitto che pagavano. Il signor Piconio aveva detto io ho già fatto tutto e ce c'era tutta la ragioneria, siamo andati alla regioneria e dice sì, abbiamo, per, abbiamo lasciato uh, la banca Carime e abbiamo preso il Monte Paschi di Siena. È cambiata la tesoreria, la, tesoreria. la banca che, eh, tesoreria. Che, che è la tesoreria del comune. Eh, ci fu riferito che il 2 gennaio andavano a stupolare o andavano a fare il nuovo con, contratto, andavano con la Monte Paschi di Siena. Andando in Monte Paschi di Siena disse che dovevano andare il 3 mattina o il sindaco o Bruno o il vice sindaco io non lo so che doveva andare, non lo so che doveva andare fino a oggi, fino a oggi la banca non si sa ancora chi è andato, chi deve andare, quando li devono mandare. Oggi 24, oggi 24 gennaio. E chi vi ha detto che avreste avuto i soldi? Con chi avete parlato? Con la ragioneria, con il signor D'Ambrosio aspettava D'Ambrosi, aspettava l'ok. Ok dei funzionari, del segretario, dei, segretari, dei capulso, che è il capulso? Cioè... Con il sindaco avete parlato? Con il sindaco già parlato. Giovedì ebbe un incontro con il sindaco e mi dissero martedì sono in pagamento, massimo martedì e mercoledì. Io sono andato alla banca stamattina e dice ancora niente, qui non si è visto nessuno. Sono andato oggi pomeriggio dice se non vengono a stipulare, se non vengono a onorare, non so che ora questo me l'ha detto la funzionaria di sala andrete ancora alla prossima settimana perché noi non abbiamo ancora niente abbiamo un foglio ma non abbiamo ancora niente di, 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 di concreto per pagare per avere queste cose insomma come si suol dire tecnicamente non c'è un mandato in cui c'è il suo nome e può ricevere non questa somma non c'è mandato di nessuno mio, non ha mandato, non nessuno. Ha mandato ancora di che tutti si maggiori. rischia di, a febbraio ma hanno detto che si rischia entro la fine di quest'altra settimana ancora perché se anche si arriva giovedì o venerdì, si rischia di andare ancora alla prossima settimana. Purtroppo dice, non è solo lei che sta venendo qua, ne stanno venendo un sacco di gente la mattina qua alla banca. Però dice, qui se non si decidono, come facciamo a pagarvi? Se non abbiamo i nominativi, come non facciamo a pagarvi? È tutto qua. Io sono andato anche stamattina, c era, c erano tutti e quattro in regione, c'era D'Ambrosio, c'era un altro, c'era un altro... Stiamo aspettando che si decidano a dove dobbiamo mandare questi mandati di pagamento. Perché dice la, la banca l'ha respinto. E tutto questo qua, ma dove sono le famiglie davvero che? che... Insomma, cosa dobbiamo fare? Cosa... No, voi non avete ricevuto nessuna lettera in cui no, è scritto niente. che dovete aspettare perché è il motivo, niente. di ufficiale nulla. Niente. Siete certo. stati voi a preoccuparvi di andare avanti e dietro più volte sul comune. Bravo, noi siamo andati là, cioè in mandato, Pinco Pallino, io Pinco Pallino, tanto quello, tanto quello, tanto quello, tanto quello, tanto quell'altro, sono 400 famiglie, non so se sono 100.000 euro, 90, non lo so, non lo, non... sono 400 famiglie che stanno aspettando e tutti i contribuenti. A Capurso oggi l'hanno pagato, a Trigiano l'hanno pagato, a Valenzano l'hanno pagato, domani la Canima sta facendo i pagamenti per un sopra un altro comune. Come mai qua non si muove? Ma questi soldi dove stanno? Dove stanno? E quello voglio sapere. Sono importanti questi soldi. Eh, sono importanti le bollette, gli affitti. Dove, dove abbiamo gente che si vergogna a venire là, si vergogna a venire da te al comune, ma dove stanno? Tutta la retreta la è un mese che non si lavora dal 2 di gennaio neve, non si fa nulla nulla, nulla, nulla. la gente anche se non si pagano le bollette staccano la luce, staccano la luce. a me mi è arrivata già la telefonata all'Enel va bene sono 98 euro non è che sono granché sono 98 euro di luce mm. dice aspettiamo fino a venerdì e aspettiamo fino a venerdì è già scaduto va pagato dal 25 di, di dicembre mm. dal 26 di dicembre domani fa un mese e mi è scaduto e io gli ho detto ah, dentro lunedì il primo te la pago, ci ho chiesto la pensione dei figli, mi dicevo già pagare. L'affitto sono rimasto un mese indietro, io non ce l'ho un mese indietro. La pagina si ha detto, scusa, aspettiamo, e dice va bene, vuoi telefonare al comune? Telefono al comune e sento un po' se è vero o no che devo avere questi soldi. Ma se voi questi soldi li date per gli affitti, per i Morussi, ma perché non li date? se è un diritto. È un diritto perché la regione li ha già dato, questi hanno cioè, soldi già da tre mesi fa. Non è che ne devono ancora avere i soldi della regione, ce l'hanno già in cassa. il sindaco, tre tu cazzo per la scrivania lì, dice no, io ho firmato, è tutto a posto. E dove stanno questi soldi? Dove stanno? Io non è che posso andare tutti i giorni alla banca a domandare, a domandare. Già i direttori mi ha detto, ma che viene a fare qua? Ma in comune, mai in comune. E che le manda a fare il comune? Non ti diceva, quello non c'è, quello è chiuso, cosa ti Cosa cosa è venuto? Tutta scarga bellezza. L'unica dimostrazione è che quella sera ho trovato il sindaco eh, 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 e mi ha saputo da una risposta che ha chiamato a Capuzzi. Però la verità è stata detta che martedì o mercoledì c'è il pagamento, potete andare. Stamattina stiamo. Ma banca mi detto no, mi dite la prossima settimana. E che dobbiamo fare? Eppur vero, come ci dice, come sottolinea l'amico intervistato, che il problema starebbe nel fatto che è cambiata la tesoreria del comune di accogliere le fonti. E quindi mentre in altri comuni i contributi sono stati già dati e i cittadini degli altri comuni li hanno già ricevuti, i cittadini di accogliere le fonti risultano essere quelli di Serie B perché siccome il Comune ha cambiato tesoreria c'è questa difficoltà, c'è questa perdita di tempo per il passaggio da una banca ad un'altra. Ma chi se ne frega, dicono i cittadini, ma che ce ne importa, dicono i cittadini. Voi siete politici e dovete fare in modo che le macchine funzionino senza che ricadino sulle nostre spalle, sulle nostre teste, i problemi della vostra burocrazia, delle vostre norme, dei vostri passaggi. E chi se ne frega che avete cambiato tesoreria? O oh no? E quindi quanto dice la Regione Puglia, immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari, va a farsi friggere, anche se i comuni, che cosa fanno? Quello di accogliere le fonti, scrive nel bando che... I contributi da erogare saranno dati in un'unica soluzione e questo è condizionato al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni, perché il Comune di Acquoglia delle Fonti ha bisogno di due mesi per fare in modo che i soldi vadano nelle tasche di quei cittadini che ne hanno bisogno. Quindi invece Assessore Capoz e Sindaco Carlucci. Datemi una mossa per fare in modo che quei 60 giorni diventino 30, perché già 30 per chi non ha da mangiare o da pagare il fitto sono troppi. E quindi se la Regione Puglia vi ha dato i soldi, subito, immediatamente li dovete trasferire nelle tasche dei cittadini acquavivesi. Gli altri comuni lo fanno in 60 giorni e chi se ne frega, dicono i cittadini di telefoni. Un'amministrazione che si vuole distinguere dalle altre, che è migliore delle altre, che sa fare politica meglio delle altre, deve farlo entro termini minori. Altrimenti che differenza c'è tra un sindaco e l'altro, tra un comune e l'altro? Cari amministratori di Acquaviva delle Fonti, bellissima. E sui voucher cambiamo argomento, ma restiamo su di un tema importante, perché questa modalità di pagamento è stata studiata per migliorare le cose, soprattutto nei confronti di chi, non essendo dipendente, avrebbe potuto usufruire di questa soluzione. Ma vediamo cosa ci dice, cosa dichiara il segretario generale della WILA-WIL, dell'Unione Italiana dei lavori agroalimentari, Stefano Mantegazza, a proposito di questa modalità di pagamento. Sul mercato del lavoro il tema del momento resta quello dei voucher che divide anche il mondo sindacale. Qual è la posizione della WILA? Noi speriamo che la nostra posizione sia una posizione che unifichi e nel senso che abbiamo sempre sostenuto la necessità. Eh, di non eliminare i voucher, ma di riportarli alla loro funzione originaria, eh, che era quella eh, di pagare eh, i piccoli lavori eh, quotidiani, la pulizia di un giardino, eh, piuttosto che le ripetizioni. Sarebbe sbagliato abolirli perché eh, riportati alla loro funzione originaria vanno a colmare un vuoto nella nostra legislazione. Quello che bisogna fare è evitare che vengano utilizzati per distruggere buon lavoro dipendente, ma da questo punto di vista non serve un referendum, basta una legge che è quella che noi chiediamo a questo governo e al Parlamento. Ringraziamo il segretario. Non è finita qui, perché? Perché riceviamo tante segnalazioni e questa ve la leggo. Il tenore è il seguente. Alla cortese attenzione del direttore di Telemaig. A chi di dovere, dice questa persona, vi sembrano queste le immagini di un paese civile, prodigo al benessere salutistico comune? Questo è quello che accade sistematicamente in via Pellegrini, a scapito ed in beffa di chi ci abita ed a esclusivo vantaggio egoistico di chi deve fare solo cassa. Ignorando l'immagine di un comune che prova a dare un nuovo senso all'attività abitativa e calpestando il buon senso del reciproco rispetto tra civili abitazioni ed attività commerciali e o ristorative, un cittadino. Ma non è un problema, questo è quanto diciamo noi, questo è quanto affermo io, non è un problema solamente di via Pellegrini, visto che i rifiuti alle ore 11.30 non sono stati ancora raccolti in altre tante strade di Acquaviva delle Fonti, con buona pace del porta a porta, con buona pace dell'assessore Bruno, del sindaco Carlucci e di Sell e quindi anche del capogruppo Beppe di Vietri che forse non stando ad Acquaviva non li vede questi rifiuti e quindi non si pone la domanda ma come è mai possibile che alle 11.30 ci siano ancora questi bustoni di rifiuti per le strade di Acquaviva? Il problema non è nel ristoratore, il problema non è nel cittadino, il problema è chi ha studiato un sistema e lo sta rendendo operativo in maniera sbagliata tant'è che sta creando molte difficoltà. E quindi noi sappiamo bene con chi ce la dobbiamo prendere, non con il cittadino, non con il ristoratore, ma con l'assessore Bruno e con il sindaco che hanno studiato un sistema insieme alla loro maggioranza e a tutto l'Aro, e a tutta l'Aro sbagliato. Perché i rifiuti non si raccolgono alle 11 la mattina, ma si raccolgono nelle ore notturne, quando non si rompono le scatole a chi deve andare a lavoro a chi deve passeggiare sui marciapiedi senza andare per strada. Non si rompono le scatole ai cittadini, perché i cittadini pagano circa 3.400.000 euro il servizio ogni anno e hanno il diritto di scegliersi le modalità operative migliori rispetto alle loro esigenze, non certo dell'azienda, cari amministratori del Comune di Acquaviva delle Fonti. Altra segnalazione riguarda le luminare natalizie, ma ormai sono state spente, la colpa è mia, l'ho ricevuta giorni fa e la sto dando in ritardo, ma le foto vi mostrano le luminare natalizie ancora accese. E chi ci fa la segnalazione dice, ma possiamo spendere soldi, anche se pochi euro, per un'illuminazione di queste luci natalizie che non servono più, soprattutto in un periodo in cui c'è sofferenza, la nostra cara Italia e le luci dovrebbero stare spente e quindi ritengono che sia stato uno spreco. Non sta a noi dire se pubblico o privato, perché il sindaco sa se sono stati presi soldi per pagare l'Enel, diciamo così, per quelle luminarie che non sono di natura pubblica. E cambiamo argomento. Buongiorno Gino scrive... Quest'altra persona mi piace, mi piace più buongiorno Gino e eh no caro direttore, buongiorno direttore, qua non c'è nessun direttore, buongiorno Gino, mi piace, come sempre il cittadino deve fare notare i problemi e come sempre a rimetterci sono le nostre tasche. E non lo scopriamo mica oggi caro amico, dopo una lunga attesa o amica, ecco adesso non ricordo, dopo una lunga attesa per risistemare le luci sulla pavimentazione del teatro, ad oggi, a pochi mesi, ci ritroviamo nuovamente lo stesso problema. L'illuminazione non funzionante, perché le protezioni dei faretti si sono nuovamente rotte a causa, probabilmente o sicuramente, di quella specie di spazzaneve che evidentemente non sapeva che lì vi fossero delle luci. Inoltre, non preoccupandosi di mettere in sicurezza l'aria, come dimostrano le foto, Tant'è che non si sono preoccupati di quei cittadini che potrebbero inciampare, come si è già verificato in passato. Allora. Concludiamo prima. Almeno hanno pensato di togliere l'energia elettrica o sono ancora alimentate quelle lampade? Quindi non ci resta che aspettare chissà quanto tempo per ripristinare nuovamente quella bella invenzione dell'ingegnere o del tecnico. Siamo sempre noi cittadini a consumare soldi inutilmente, altrimenti avrebbero trovato una definitiva soluzione. Ora, qual è il dubbio che nasce da questa disinvolta macchina amministrativa, burocratica, che in alcuni casi è sotto gli occhi di tutti? Ma quello che non compare, come? Perché... Davanti al teatro noi lo guardiamo, ma tante risorse il Comune spende in bilancio, tante opere pubbliche, tanti lavori, tante riparazioni, ma a noi tutte queste altre cose non le vediamo. E allora nasce spontaneo un sospetto, un'osservazione, una domanda, ma se i nostri amministratori non sono capaci di salvaguardare i cittadini, di tutelare i cittadini, in Piazza Vittorio Emanuele II a due passi dalla Polizia Municipale, a due passi dall'Ufficio del Sindaco, a due passi dal Palazzo di Città, chi ci garantisce che lo stiano facendo nel centro sportivo ex Scappagrano, meglio intitolato al compianto Cavalier Tommaso Valeriano, avendo fatto depositare lì da tanto tempo i cassonetti che solo ultimamente si stanno portando via. E tutta quella neve che è andata nei cassonetti si è ben sciolta in quel terreno ed erano puliti i cassonetti. Ecco, è nella periferia, in tante altre situazioni. Insomma, la mancanza di trasparenza ci, no, ci nasce spontanea l'osservazione, provoca anche molti dubbi e quindi le nostre risorse. Come non sono state spese bene per quell'attraversamento pedonale, per quelle luci che non dovevano essere sistemate in quella maniera, sicuramente sono spese male anche in altri casi. In questo caso saranno poche migliaia di euro, in altri possono essere milioni di euro. È una spontanea osservazione che viene rafforzata da quei cilindri di piazza dei martiri 1799 per terra, dei dissuasori che sono stati messi lì per non far passare le autovetture, per delimitare l'area pedonale. E quindi come sono state fissate? Con la sputazza questi dissuasori? Se a giorni alterni o in periodi alterni li troviamo ribaltati e pericolosamente su Basolato di Piazza dei Marti di 1799, non è la prima volta, ci dicono, e chissà se sarà l'ultima. Inoltre, luce pubblica inesistente, perché non dico rotta, perché c'è chi riferisce che è stata smontata per fare dei lavori edili. Ma c'è un'autorizzazione o i soliti padroni della cosa pubblica hanno operato come se fosse casa loro e infatti quel palo lì senza lampada, senza... Come è sparita questa lampada? Con un colpo di vento? E come? È successo. Ai 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 ai, e tutte ad acqua viva succedono queste situazioni. E sotto gli occhi di tutti. Ma chissà in altri casi dove ci sono i milioni di euro se queste cose... Succedono, cioè si sperperano soldi inutilmente per intenderci, perché un dissuasore posato in opera in malo modo è una spesa di denaro pubblico fatta in malo modo. E per proprietà transitiva è così che funziona il discorso. Cambiamo argomento. A rendere difficoltosa la viabilità per l'ospedale Miulli, per Santermo, per Cassano, ci si mettono anche i camionisti. Mentre io dico a fare in modo che non ci si debbano mettere i camionisti a romper le scatole nel paniere e a creare difficoltà di viabilità, interruzione del soccorso se deve passare un'ambulanza e comunque a occupare un, una carreggiata di una strada provinciale in maniera pericolosa ci dovrebbe essere la polizia municipale là, la polizia provinciale, i carabinieri, la polizia stradale, la guardia di finanza, non so, qualcuno. E allora noi ce ne siamo accorti, ma non noi, ci hanno mandato la segnalazione. E noi ci auguriamo che qualche volta qualche pattuglia si accorga di quello che succede lì, perché non è possibile uscire con questo grande camion e non è la prima volta, è ben scritto occupare tutta la carreggiata e bloccare la rotatoria, la circonvalazione, la via di Cassano e la st quindi strada comunale e la strada provinciale per andare all'ospedale Miulli. Ecco a queste cose dovrebbe assistere il presidente della città metropolitana, il sindaco De Caro, non solo mangiando, assaporando pasticcini offerti dal palazzo di città, ma facendo una passeggiata verso Sant'Eramo e vedere se le nostre strade sono state ben curate e se è giusto che tutta l'utenza che va verso Sant'Eramo e quindi verso l'Ospedale Miulli deve quotidianamente sopportare i disagi e i rischi di strade che non sono sicuramente rispondenti dei requisiti previsti dalle leggi, che la sua politica, perché lui fa politica, ha deciso che gli amministratori di cui lui oggi è rappresentante debbano rispettare, insieme ai cittadini naturalmente, e ci devono essere poi le forze dell'ordine che le devono far rispettare. E quindi quel camion lì non ci doveva essere, ma le immagini parlano chiare. Poi succede che qualcuno viene investito, poi succede che qualche bimbo va a finire sotto qualche ruota, poi vanno a succedere queste cose e allora si, si, si andrà a gridare. Allo scandalo, lo scandalo non è quanto succede quel grave episodio, ci auguriamo che non succeda mai, ma che, su, che si mettano in opera delle manovre gravi che non devono accadere, soprattutto se c'è chi ci dovrebbe tutelare e di queste cose fa finta o di non accorgersene o non le vede. E poi non posso che segnalarvi via Cassano dopo o prima del ponte a seconda della direzione da cui si arriva. Io non vedo, non sento e non parlo, perché c'è il buon tempone, padrone del suolo pubblico, che parcheggia in divieto di sosta dopo il ponte. Eh, e chissà quando se ne accorgeranno i vigili urbani e chi di dovere che lì con la macchina non ci può essere. O oh no, certo non ci può essere nemmeno la transenna, ma quella è stata qualche buon tempone del Comune a decidere che venga fissato col catenaccio e bloccare il passaggio dei pedoni. L'auto che non è pubblica è privata, almeno se siete capaci fate rispettare i codici della strada dai privati. O oh no, cari nostri amministratori, stralcio delle segnalazioni e quindi delle immagini in nostro possesso dedicate al capogruppo di SEL di Acquaviva delle Fonti, proprio mi piace fargli questa dedica, Beppe Di Vietri, perché lui forse va nel Barese, non sta ad Acquaviva delle Fonti, qui forse solo mangia, forse dorme, non so che cosa faccia, solo ad Acquaviva ed evidentemente queste cose non se ne accorge, poi quando va in Consiglio Comunale rappresenta una città bellissima che non è così rappresenta un'immagine di acqua delle fonti inesistente. E allora, siccome le segnalazioni sono tante, noi le lasciamo alla sua attenzione e alla nostra affinché possa riflettere e finalmente se ne è capace, insieme alla sua maggioranza, alla sua forza politica di SEL, all'amministrazione che lui sostiene, di risolverle, se ne è capace, perché non è che chiediamo l'impossibile ai nostri rappresentanti politici. Lui i rifiuti non li vede per strada, una dote che condivide con l'assessore di Napoli, perché anche l'assessore di Napoli i rifiuti lui per strada non li vede. Purtroppo per gli acquaviesi ci sono e forse il loro collega, Assessore Bruno, dovrebbe fare in modo di pulirli non solo in via Gentile o in altre strade dove abitano loro per intenderci. Eh sì, ma in tutte le altre strade. Non in solo in via Gentile. Anche in altre strade, cari amici, anzi, proprio le strade dove abitano gli assessori, il sindaco e il vice sindaco, io non è che mi affaccio alla finestra e vedo Piazza Garibaldi pulita, ah che bello, sta funzionando il sistema che io ho studiato. No, sindaco, vai a dare un'occhiata dietro al centro storico, alle spalle dove non hai la finestra, se sta funzionando la raccolta porta a porta, se l'operatore ha spazzato le strade, se all'esterno delle attività commerciali non ci sono i bidoni che hanno sostituito i cassonetti puzzolenti perché la vostra politica non è stata capace di sostituirla nei tempi e di farla lavare nei periodi estivi due volte alla settimana come previsto al Capitolato e una volta alla settimana nel periodo invernale. Ma voi queste cose non le sapete perché il vecchio Capitolato e le vecchie regole sicuramente non le avete mai lette. Un saluto a voi tutti cari amici e continuate a inviarci le vostre segnalazioni e noi le manderemo in onda come è giusto che sia, telemaiche chiocciolibero.it oppure al numero WhatsApp, filmati o immagini o SMS. Grazie a voi tutti. Titulky vytvořil Jirka Kováč